Benvenuti al webinar Il budget di salute e opportunità per l'agricoltura sociale, organizzato dal CREA e dalla Rete Rurale Nazionale. L'obiettivo della mattinata è quello di delineare le caratteristiche dello strumento e fare il punto sull'attuazione del budget, in particolare sulla sua applicazione in ambito agricoltura sociale. Come CREA siamo il centro di ricerca del Ministero delle Politiche Agricole e in particolare come centro di ricerca politiche e bioeconomia che noi rappresentiamo, siamo tra i soggetti attuatori del programma Rete Rurale Nazionale. Si tratta di un programma cofinanziato dall'Unione Europea, un programma di assistenza tecnica, che contribuisce con le proprie attività al miglioramento dell'attuazione della politica di sviluppo rurale. All'interno del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, una specifica linea progettuale è dedicata all'agricoltura sociale. Quindi noi cosa ci poniamo come obiettivo all'interno di questo progetto? Quello di supportare lo sviluppo dell'agricoltura sociale con azioni specifiche che coinvolgono tutti i portatori di interesse e gli attori che operano sul tema, quindi dai funzionari pubblici alle imprese agricole, a tutti i soggetti che nei territori implementano attività di agricoltura sociale. E lo facciamo attraverso la promozione di relazioni tra questi soggetti, attraverso lo scambio di informazioni e conoscenza su esperienze innovative, la creazione di reti, il supporto e la diffusione di buone pratiche. Cosa vogliamo far emergere questa mattina insieme ai nostri relatori? Allora, diverse regioni italiane hanno adottato il budget di salute come strumento integrato di gestione dei servizi sociosanitari. Infatti, questo strumento rappresenta una possibilità gestionale innovativa che va a integrare politiche sociali e sanitarie e che in alcuni casi si apre anche ad altri ambiti. In Italia, infatti, l'attuazione dello strumento budget è caratterizzata dall'integrazione tra ambito sociosanitario e l'azienda agricola, in molti casi, come esempio di un nuovo modello di welfare di comunità. Il nostro obiettivo è far emergere le potenzialità dello strumento, i risultati raggiunti, il nesso con l'agricoltura sociale e anche le reti stabilite e diciamo, potenzialmente generabili tra l'ambito sociosanitario e l'ambito agricolo. Vogliamo inoltre contribuire alla conoscenza su questa tematica che sembra essere di grande interesse in questo momento, dato anche il numero elevato degli iscritti a questa iniziativa, facendo il punto sia sull'attivazione in Italia, portando alcune esperienze regionali particolarmente, diciamo, significative in quanto più avanzate nell'attuazione, e sia attraverso la presentazione di un'esperienza europea, quindi avremo il caso olandese, attraverso un relatore dell'Università di Wageningen. Chiaramente il nostro focus è l'applicazione del budget in ambito agricolo e quindi le opportunità che questo strumento può offrire sia in termini di creazione di servizi per le comunità rurali, e in ultima analisi anche il contributo che l'attuazione del budget può dare allo sviluppo rurale nel suo complesso e quindi diciamo poi alla fine allo sviluppo socio-economico dei territori rurali in generale. Perché come centro di ricerca politica e di economia ci siamo interessati al budget di salute in particolare? Perché le caratteristiche dell'agricoltura sociale, quali in primis l'interdisciplinarietà dell'approccio utilizzato, la creazione di reti e la cooperazione sia tra ambiti diversi che tra attori diversi, la pongono di fatto tra le forme innovative di welfare di comunità che si stanno sperimentando in diverse realtà europee, oltre che italiane, in questo momento. Quindi diciamo, ci sembra che l'agricoltura sociale vada di fatto nella direzione della creazione di servizi e di pratiche su base locale e più incentrate sulla persona. Quindi addirittura l'Unione Europea negli ultimi anni ha stimolato gli Stati membri a sviluppare strategie di innovazione sociale come per esempio partnership tra pubblico, privato e terzo settore. Quindi da qui il nostro interesse scientifico per la tematica. I nostri relatori che ringraziamo per la partecipazione e l'impegno che hanno profuso anche nella, diciamo,
nel partecipare in questa nuova modalità in attesa, imprevista, provengono dall'ambito sanitario, da quello della cooperazione sociale anche agricola e dal mondo accademico e della ricerca. Agli interventi seguirà un dibattito che potrà essere svolto in chat, quindi i partecipanti potranno inoltrare domande scritte, purtroppo, che verranno poi. Vi chiedo ai presenti di indicare se la domanda è rivolta a un relatore specifico oppure se la domanda darà luogo a un giro di tavolo tra tutti i relatori. Quindi alla fine io porrò le domande e avremo una mezz'oretta di dibattito. Apro i lavori con l'intervento del dottor Tarace, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della ASL Modena, psichiatra, diciamo una delle persone che ha fatto la storia del budget di salute, che tra le numerose esperienze, tra l'altro, presenterà quella assai significativa che sta facendo in questo momento con il governo. Quindi la parola al professor Fabrizio Starace. Grazie molto, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità di presentare uno strumento, il budget di salute, che di consueto si prende in esame in ambiti più prettamente sanitari o sociali. È molto sfidante la presentazione di oggi, perché si rivolge a una platea credo più direttamente interessata alle sue applicazioni pratiche, e questo corrisponde anche a una necessità che tutti quanti hanno contribuito allo sviluppo di questo modello ritengono necessaria, da una elaborazione teorica, da una verifica dell'impianto normativo. Occorre speditamente passare a una sua più estesa applicazione pratica che vada oltre le sperimentazioni ormai numerose condotte in diverse parti d'Italia. Ma per inquadrare il tema del budget di salute, che gode di questa fortunata definizione, a cui purtroppo oggi da molte parti si danno connotazioni diverse, io credo occorra fare un passo indietro e inquadrarla nel contesto generale della integrazione sociosanitaria. L'integrazione sociosanitaria è quell'area di intersezione tra politiche sanitarie e politiche sociali che è stata normata ormai più di 20 anni fa dal decreto legislativo 229 che modificava la 502 del 92, la cosiddetta legge sulla aziendalizzazione della sanità, e poi ha avuto dei decreti attuativi nel 2001, quello sui LEA nel novembre del 2001, che è stato poi aggiornato e rivisitato con il più recente decreto sui LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, nel gennaio del 2017. In particolare in quest'ultimo DPCM si fa specifica menzione, quando si parla dell'assistenza alle persone con problemi di salute mentale, dipendenze, disabilità fisica, minori, famiglie, tutte quindi le aree dell'integrazione sociosanitaria, si fa specifico riferimento non solo ad assistenza sanitaria, ma specificamente ad assistenza sociosanitaria alle persone con questo tipo di problemi. E all'interno delle prestazioni previste dai LEA, che ricordo sono un diritto soggettivo esigibile dalle singole persone, e quindi esigibili sono tutte le prestazioni che vengono in questi articoli elencate, vi è sempre la previsione di interventi terapeutico-riabilitativi e o socio-riabilitativi finalizzati al conseguimento della maggiore autonomia
personale possibile e all'inserimento lavorativo. Questo significa, lo sottolineo, che le attività per il recupero dell'autonomia e di un ruolo lavorativo che sappiamo essere non solo funzionale a un'acquisizione di indipendenza, di ruolo produttivo all'interno della comunità di appartenenza, ma anche a uno status personale e un elemento identitario delle persone, non è più quindi solo una competenza che riguarda le politiche sociali, ma rientra appieno in quest'area di intersezione tra sanità e sociale, rientra appieno tra le prestazioni che il sistema sanitario nazionale garantisce a tutti i cittadini sul territorio nazionale. Quindi l'integrazione sociosanitaria come quadro di riferimento complessivo, ma per comprendere ancora meglio dobbiamo entrare più nello specifico e prima di passare allo strumento, il budget di salute, dobbiamo vedere qual è il contesto nel quale il budget di salute si applica. Evidentemente non riguarda il budget di salute le prestazioni monospecialistiche che possono essere erogate dalla specialistica ambulatoriale piuttosto che dai servizi di alta specialità ospedalieri. Riguarda quelle prestazioni che attengono a condizioni patologiche o anche a menomazioni fisiche che compromettono l'autonomia e le abilità delle persone o che le rendono compromesse a seconda dei contesti nei quali le persone si muovono. L'esempio è quello della persona che ha una disabilità motoria, ma che potrà superare questa disabilità con l'abbattimento delle barriere architettoniche, con la fornitura di strumentazioni per favorire la deambulazione, eccetera. Quindi c'è una profonda interazione tra le caratteristiche della persona che possono presentare appunto alcune limitazioni legate allo stato fisico, psichico, alla sensoriale e il contesto nel quale queste caratteristiche si esplicano, quindi anche qui una sottolineatura all'importanza dei contesti, all'importanza direi terapeutica e riabilitativa dei contesti stessi. Il progetto individualizzato è il programma di interventi che riguardano una specifica persona con queste caratteristiche che ho appena elencato e che parte da una valutazione multidimensionale dei suoi bisogni, che saranno quindi attinenti a una condizione patologica o a una menomazione, ma riguarderanno anche l'analisi del contesto, del microsistema familiare, con una visione a più ampio raggio della comunità nella quale la persona si trova. Non solo per evidenziare le aree nelle quali è necessario intervenire in maniera riparativa o di sostegno, ma anche per mettere in luce le potenzialità, i sistemi di supporto naturali di cui le comunità dispongono e che possono essere utilmente inseriti all'interno di un progetto individuale. Come fare poi per sintetizzare tutte queste differenti visioni multidisciplinari compongono un progetto individualizzato? Quando dico multidisciplinari dico di parte sanitaria, di parte sociale, ma anche di parte della, come dire, di analisi del contesto nel quale le persone si trovano. Ecco che a questo punto, per superare la frammentazione purtroppo ancora oggi esistente tra politiche sociali e politiche sanitarie, che spesso diventa una disputa che purtroppo si gioca sul piano
della disponibilità di budget di spesa per affrontare una progettazione piuttosto che l'altra e talvolta esita in penosi rimpalli di responsabilità tra agenzie pubbliche. Per affrontare questa frammentazione, che non ha ancora una governance unica a livello istituzionale, a partire dalle istituzioni nazionali, vi sono almeno due dicasteri che sono impegnati in questo. Dico almeno due, quello della salute e quello delle politiche di welfare. Ma probabilmente ve ne sarebbero da coinvolgere molti altri, quello sulle politiche abitative, sulle politiche dell'istruzione e via dicendo. Questa composizione non è avvenuta, in altri paesi invece vi sono delle agenzie specifiche che raccolgono in sé gli elementi costitutivi e li governano in maniera univoca. Ma per evitare, ripeto, questa frammentazione che esiste a monte, il budget di salute si propone come strumento che a valle ridetermina e mette assieme, compone i vari aspetti, sia quelli che emergono nella fase valutativa, la persona con un certo disturbo, ma anche con una certa caratterizzazione di ambito relazionale, di contesto abitativo e via dicendo, gli altri aspetti che possono essere evidenziati sul piano sociale, sul piano delle competenze e delle capacità di cui il soggetto comunque dispone. Definita questa progettualità che ad esempio può prevedere la necessità di una collocazione abitativa o di un supporto presso l'abitazione di cui il soggetto dispone, quindi c'è una forte sottolineatura verso la domiciliarità degli interventi, c'è un'attenzione alla riacquisizione di autonomia attraverso un inserimento lavorativo, c'è un'attenzione molto marcata a tutte quelle attività che possono consentire e determinare maggiori livelli di inclusione sociale. Definito questo quadro complessivo all'interno di un progetto personalizzato, il budget di salute prova a comporre tutte le risorse, appunto da cui la parola budget, tutte le risorse che sono necessarie per perseguire questi obiettivi. E si tratterà di risorse che sono di parte pubblica, quelle cioè provenienti dal budget delle politiche sociali, dal budget delle politiche sanitarie, ma sono anche risorse individuali e collettive che possono confluire all'interno di un budget di salute a sostegno di un progetto personalizzato. Vi faccio un esempio. La persona che dispone di un'abitazione ma ha un livello di autonomia limitato può giovarsi della co-housing con un'altra persona che ha invece altro tipo di problemi ma non limitazioni dell'autonomia per creare una sinergia positiva nella quale la persona A mette a disposizione anche una propria risorsa, cioè la disponibilità dell'abitazione, e la persona B mette a disposizione delle competenze per la gestione della risorsa abitativa o che so, delle attività della vita quotidiana, fare la spesa, pagare le bollette, eccetera, eccetera. Questo è un esempio banale. In questo contesto assume particolare rilevanza la possibilità che vi dicevo è specificamente prevista all'interno della normativa sui LEA relativa all'acquisizione di autonomia e di impegno lavorativo che può essere orientato su diverse linee e che vengono naturalmente valutate a seconda della presenza sul territorio di riferimento, dell'offerta che si è storicizzata nel territorio di riferimento, ma che può essere anche stimolata, può essere anche attivata proprio da politiche
attive a sostegno del recupero dell'autonomia e dell'indipendenza delle persone. Questo è quello che è accaduto nella sperimentazione che già ormai più di 15 anni fa conducemmo nel territorio casertano, della quale so che vi verrà in un successivo intervento di Sindaco Perillo data una approfondita relazione, e quindi non vado oltre, ma è quello che si sta sperimentando in diversi altri contesti, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, la stessa Lombardia naturalmente, passando per l'Emilia Romagna, l'Umbria, anche il Lazio ha previsto questo tipo di strumento. C'è quindi la necessità da un lato di mettere in linea i quadri normativi e i regolamenti di attuazione, questa è un'azione che abbiamo anche segnalato come necessaria all'interno delle attività progettuali che abbiamo proposto come Task Force Colau. Dall'altro di prevederne una più fattiva, una più completa, una più puntuale applicazione in contesti che si rivelano particolarmente appropriati per un inserimento lavorativo delle persone con forme di svantaggio o di fragilità. E qui veniamo al nesso, al collegamento con l'agricoltura sociale. Perché è evidente che una persona con difficoltà, vi parlo dell'ambito nel quale sono più direttamente impegnato, che è quello della salute mentale, è evidente che una persona con difficoltà probabilmente non potrà reggere l'inserimento in sistemi produttivi altamente richiedenti, che so, della catena di montaggio piuttosto che di altri impegni lavorativi, specie se con una previsione di impegno full time, senza la necessaria elasticità, flessibilità che deve essere elemento di fondamentale importanza per aderire alle condizioni dalle quali il soggetto parte. Questo è un ambito particolarmente vantaggioso di impegno sia per le persone che hanno queste condizioni di ridotta abilità o di necessità di recupero di abilità in contesti meno competitivi come quelli offerti prevalentemente dall'attuale mercato del lavoro, sia d'altro lato per conseguire l'altro obiettivo fondamentale del budget di salute, che è non solo una spesa, ma è un investimento per rendere produttivo in termini sia di salute che di autonomia che di produzione dell'ecosistema comunitario nel quale il budget di salute viene ad essere impegnato. Insomma, da persone assistite che stavano in strutture residenziali a tempo pieno, costituendo soltanto una spesa per il sistema sanitario e per il sistema sociale, a persone titolari del proprio impegno, magari anche part-time, in un contesto che è connotato in maniera confacente alle proprie possibilità, che diventano titolari di un'attività produttiva e di una possibilità di espressione delle proprie capacità all'interno della comunità di riferimento. Io credo che questo sia un ambito di grande prospettiva, e per questo mi complimento ancora con voi che avete organizzato questo webinar per sviluppare ulteriormente le possibilità che vi sono in quest'ambito. Grazie. Grazie a lei, dottor Starace. Spero avremo modo nella parte, del dibattito di dire qualcosa sulla, anche governance normativa del processo. Quando lei ha detto che è ora di passare dalla sperimentazione alla diffusa applicazione, ecco, ci interessa anche capire, ma ne parleremo dopo, qual è il processo in atto in questo momento anche a livello nazionale per dare corpo a questo passaggio. La ringrazio per la sua presenza. Do la parola alla dottoressa Ceroni, Patrizia Ceroni, psichiatra,
dirigente medico del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della ASL Parma, che ci parlerà del budget di salute in Emilia-Romagna del percorso intrapreso. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, salve. Parlare del budget di salute in Emilia-Romagna, direi, cercherei di intrecciare, anche ricollegandomi all'ultimo aspetto, no? L'aspetto normativo. È molto importante che alla base scientifica, no? del modello del budget di salute, che si intreccia all'idea di riabilitazione psichiatrica che tratteggiava prima anche il professor Starace, una riabilitazione psichiatrica improntata ai principi della recovery, che quindi è interessata a far emergere gli aspetti di abilità della persona, e in particolare nel contesto, nella comunità in cui vive, che cresce insieme alla persona, e da soggetto fragile farlo diventare parte attiva che può muovere anche risorse e cambiamento nella comunità in cui è inserito. Ecco, da questi principi, che sono i principi insomma teorici e scientifici della riabilitazione psichiatrica, dall'altra parte abbiamo un fortissimo stimolo e spinta, almeno l'esperienza emiliana è nata anche così, le associazioni degli utenti e dei familiari attraverso anche organi regionali come quelli della Consulta, che hanno valutato insieme a noi l'importanza, no, di dare maggiore partecipazione attiva e coinvolgimento nella scelta e nella determinazione del progetto di vita delle persone e nella condivisione del percorso di cura. Dicevo, questi elementi insieme hanno accompagnato un percorso anche normativo. Nel 2015 è uscito un documento che sono le linee di indirizzo regionali, che ripercorrono quei punti essenziali che dicevamo prima, cioè il fatto che ci debba essere un progetto personalizzato alla base, che la persona debba essere al centro nell'espressione dei suoi bisogni, dei suoi desideri, che ci sia una logica pattizia per cui i prerequisiti, gli strumenti essenziali, gli obiettivi finali debbano essere condivisi, che diciamo la finalità sia anche mettere in campo azioni innovative che accrescano l'empowerment e la capacità di autodeterminazione del singolo, che ogni passaggio del progetto debba essere nei suoi punti essenziali soggetto anche a una verifica che ci metta, diciamo, che consenta a tutti, no, i partecipanti anche di verificare gli obiettivi e di rimodularli a seconda delle necessità. Ecco, dicevo, è stato importante, ecco, avere un documento che definisse questi punti essenziali come le linee di indirizzo, ma il lavoro da lì è proseguito e gli aspetti che credo importanti siano anche aver accompagnato la valorizzazione del budget di salute inserendola nell'attuativo dei piani di zona. Il piano sociale sanitario della regione Emilia Romagna prevede una scheda regionale dedicata al budget di salute, poi le varie schede locali, e ce ne sono tante, che hanno trovato degli addentellati col budget di salute. Se avessimo occasione, adesso devo essere breve, ma i collegamenti sono stati fatti dal punto di vista dell'utenza a cui sono stati rivolti i progetti, molto varie, non soltanto della salute mentale, ma anche le donne fragili, i migranti, i minori a rischio di abbandono, un'utenza variegata. E anche la modalità progettuale è stata varia, no? Si citava prima il co-housing, ma esperienze di diverso tipo, ecco, anche nell'ambito del sostegno e del supporto e delle opportunità lavorative. Ecco, un aspetto secondo me interessante anche per l'agricoltura sociale è il fatto che attraverso il budget di salute, non bisogna nasconderselo, dietro c'è anche una spinta a innovare un modello riabilitativo che poggiava molto sulla residenzialità. Ecco, senza negare che la residenzialità sociosanitaria abbia il suo peso e dia delle risposte, spostare sul budget di salute significa centrare sull'idea che la persona possa vivere in una casa, sul territorio, da solo o insieme ad altre persone. Ecco,
una delle ultime documenti regionali parla proprio di questi alloggi da mettere a disposizione per il budget di salute. Se immagino un contesto rurale, poi magari avremo occasione di sentire anche l'esperienza della cooperativa che Fantasia, ecco, della dottoressa Cunegondi, capirete perché un contesto rurale dove è possibile avere un contesto abitativo ma anche un contesto di lavoro sia una grande opportunità e che fa crescere anche il piccolo contesto, diciamo, comunitario del paese in cui è collocata. Diciamo, sempre per brevemente farvi capire, ecco, questo percorso è stato accompagnato anche da una crescita significativa dei dati. Ecco, i progetti budget di salute in Emilia-Romagna, abbiamo una sorta di coordinamento che ci consente anche tra vari dipartimenti di confrontarci, ha raggiunto un numero significativo, tenendo presente che la regione ci aiuta, ecco, in questo lavoro di qualificazione di cos'è il budget di salute a partire da quei documenti che dicevo delle linee di indirizzo, abbiamo un numero considerevole di progetti cresciuto dal 2016, da quando è iniziata un po' la raccolta dati, al 2019, poi magari se interesserà ne potremo approfondire. Per me le potenzialità, parlo da tecnico della salute mentale, tornando un po' all'ambito del sanitario, significa anche comprendere l'importanza per una tipologia di utenza, ad esempio quella degli esordi psicotici, che per noi sono persone giovani che attraversano una patologia, sono attraversati in una fase della vita da una patologia devastante. Ecco, abbiamo potuto sperimentare il budget di salute anche con persone così fragili e con risultati positivi. Anche questo, se interesserà, potrà essere approfondito. Ringrazio moltissimo dottoressa Ceroni e passo la parola al dottor Fontana, Luca Fontana, psicologo e psicoterapeuta, che nell'ordine dei relatori aspettavamo Carlo Francescutti dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone, che però ha avuto un impegno imprevisto, per cui ha delegato il dottor Fontana, che poi sarà presente con noi anche nella parte delle esperienze di applicazione regionali in agricoltura sociale, per cui lo vedrete in questa doppia veste. Quindi il dottor Fontana è vicepresidente del Consorzio Il Mosaico di Udine, che però in questa sede ci presenterà il budget di salute in Friuli Venezia Giulia come esperienza, diciamo, istituzionale. Prego, dottor Fontana. D'accordo. Grazie, buongiorno. Sì, sostituisco il dottor Cescutti, quindi in questa mia prima veste do uno sguardo su cosa è accaduto in Friuli Venezia Giulia in questi anni. In questi anni io li faccio partire dalle fine anni 90, quando soprattutto il processo della chiusura dei manicomi, che non sto qua a riprendere, ma ha fatto sì che le persone prese in carico, soprattutto nell'area della salute mentale, perché poi parliamo di questo, soprattutto nell'area triestina, ma anche della bassa friulana e poi in un secondo momento anche nell'area pordenonese, hanno attivato di fatto una domanda, cioè quale strumento utilizzare per accompagnare queste persone dal manicomio alla comunità sul territorio. Allora qui i termini che abbiamo sentito sono importanti, vanno ripetuti: progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, quindi bisogna avere un'idea chiara di quale progetto sia. E quindi poi su questo andiamo ad agganciare il budget di salute, quindi una parte economica per realizzare tale progetto. In regione tutto questo è partito, ha avuto così, si è strutturato appunto all'inizio degli anni 2000 su due aree geografiche che ho detto, e successivamente dalla parte dell'area della salute mentale si sono organizzati tutti i budget di salute e poi tutta una parte anche di tipo amministrativo burocratico, ma che magari poi lo vediamo in un secondo momento, che è importante. Ci sono state da parte della regione tutta una serie di norme e regolamenti sia a livello regionale ma anche nelle singole aziende, che hanno permesso lo sviluppo dello strumento non solo nell'area della salute mentale,
ma anche nell'area della disabilità e in parte nell'area degli anziani. Parliamo in Friuli dei FAP, Fondo dell'Autonomia Possibile, che di fatto è un budget di salute ma che viene applicato sempre a progettazioni personalizzate. Allora questo ha portato, non naturalmente senza difficoltà, perché poi ripeto, un elemento è la teoria e l'altra è la pratica, e di mezzo sta tutta la regolamentazione amministrativa che, sulla quale tutt'oggi si sta riflettendo, e credo poi tra l'altro sia un elemento critico in questo momento. E, siamo giunti nel 2017 con nell'area della salute mentale da parte della regione con l'avvio di appalti sostanzialmente nell'area della salute mentale su tutta la regione, su tutte le aziende sanitarie uguali, dove sono stati messi in campo circa 34 milioni di euro per 8 anni. Allora, questi dati sono dati a mio avviso assolutamente importanti, perché danno la dimensione dell'impegno, della scelta rispetto a questo strumento, cioè si è fatto centrale lo strumento di programmazione e di sviluppo all'interno della salute mentale, ma ripeto, non solo della salute mentale, anche della disabilità e con le ricadute su altri elementi. Qui naturalmente gli strumenti che sono stati utilizzati, si è considerato lo sviluppo delle tre assi classiche, lavoro, casa e socialità, attraverso lo sviluppo di intensità di interventi. Quindi si è cercato anche di ingegnerizzare l'intensità dell'intervento in modo poi da agganciare la parte economica. Questi processi sono tuttora in atto. Come dicevo prima, non è da sottovalutare il tema del passaggio dalla teoria al meccanismo diciamo contabile, ecco, perché poi questo fa sì che si innestino processi parassitari che vanno a incidere negativamente sullo strumento, che naturalmente si ritiene assolutamente importante. Agricoltura sociale. L'agricoltura sociale si innesta fin da subito nell'area della salute mentale, fin dagli anni 2000. Abbiamo le prime esperienze di cooperative sociali o anche, seppur con piccoli numeri, ma importanti, ritengo, di agricoltori che si attivano su questo con l'agricoltura sociale, quindi col budget di salute. E qui le normative in regione sono state diverse, ma ritengo un elemento importante dire che in questo momento ci sono 120 aziende agricole che sono classificate come aziende didattiche e sociali, di queste 39 solo sociali. E nel nostro territorio, che non è enorme, quindi parliamo di un territorio piccino, insomma, ma ha un impatto non da poco. Su questo poi è intervenuto anche il PSR regionale, che ha previsto all'interno delle varie linee di sviluppo proprio interventi specifici sull'agricoltura sociale. Allora, questo è un processo tuttora in atto, è un processo che dal punto di vista regionale, come abbiamo detto, è stato investito il tema della salute mentale, ma in questo momento si sta investendo in maniera importante sulla disabilità, ma poi anche su tutta un'altra serie di aree, nonché minori, neuropsichiatria infantile, ho già sentito anche immigrati, ecco, quindi sono le aree. Ma credo proprio perché si è percepito la potenzialità generativa di questo strumento. Benissimo, grazie infinite dottor Fontana. Abbiamo terminato diciamo la sezione tra virgolette istituzionale della mattinata con un primo intervento introduttivo e che delineava il quadro generale di Starace, e successivamente due interventi che ricostruivano poi il percorso regionale di due regioni importanti per il budget di salute. Quindi comunque esponenti del settore sanitario. Adesso abbiamo 5 esperienze di applicazione del budget in agricoltura sociale, quindi realtà concrete, 4 italiane e una straniera.
Iniziamo questa seconda parte con l'esperienza del budget di salute in agricoltura sociale in Campania. Do la parola a Sima Coperillo, presidente del Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata di Aversa, Caserta. Prego, Simaco. Il budget di salute ci ha investito, ci ha messo a studiare insieme, abbiamo provato ad elaborare per circa 10 anni. È stata una metodologia sperimentale in Regione Campania e ci ha portato praticamente a fare una scelta, ad operare una scelta, e cioè a occuparci dei beni confiscati alla camorra. E la nostra storia nasce e si produce sui beni confiscati alla camorra. E il filo rosso che lega tutte le esperienze in provincia di Caserta è il sistema dei budget di salute. Attraverso il sistema dei budget di salute noi ci siamo riappropriati di territori confiscati al sistema della criminalità organizzata, tant'è vero che la nuova cooperazione organizzata in acronimo è la NCO. Abbiamo voluto fare apposta perché la NCO era la nuova camorra organizzata di Raffaele Tutolo, e noi abbiamo pensato che, siccome nel corso degli anni forse piano piano eravamo stati in grado di riprenderci i terreni a loro sottratti, le cose a loro sottratti, forse mancava l'aspetto più importante. E che cosa abbiamo individuato come aspetto importante? Le parole. Abbiamo pensato che ci dovevamo riprendere anche le parole e ridargli un nuovo senso se volevamo rilanciarci. E allora abbiamo trasformato quell'acronimo che sapeva di morte e di paura in una prospettiva nuova di sviluppo di economia sociale, nel sistema della nuova cooperazione organizzata, che fa il conto tanto a quella della nuova camorra. La nuova cooperazione organizzata basa e si fonda sull'idea di questa innovativa metodologia che era il budget di salute. Siamo entrati nei beni confiscati, abbiamo cominciato a coltivare i terreni e si sono attivati tutti i percorsi per diventare agricoltura, aziende agricole sociali che si occupassero di agricoltura sociale attraverso il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, rispettando gli assi di lavoro del budget di salute, e cioè la casa habitat sociale, la formazione e il lavoro, la socialità affettività, insomma progetti di vita che venivano praticamente finanziati, utilizzati come investimenti sulla persona, perché il budget è un investimento sulla persona, sulla singola persona attraverso un progetto individualizzato. E abbiamo incrociato il sistema dell'agricoltura, ci siamo immersi nel mondo dell'agricoltura, noi fino a quel punto un po' ignoto, quindi abbiamo imparato a ritornare nei terreni, a fare tutto il percorso per diventare aziende agricole e biologiche, ripartendo da quello che per noi era fondamentale nel seminare una rete che costruisse un modello di economia sociale come antidoto all'economia criminale nel quale il territorio della provincia di Caserta si era ritrovato. E siamo partiti dal ragionare con le aziende agricole e abbiamo ragionato su quelli che erano i processi della multifunzionalità in agricoltura, sul sistema, sull'idea di quella che è la responsabilità sociale di impresa che deve avere un'azienda agricola, per arrivare praticamente a pensare una coproduzione di servizi e beni. In questa dinamica e quindi in processi di trasformazione delle nostre stesse aziende, una battaglia importante, perché una lotta di territorio venuta dal basso, fatto con i familiari degli utenti, con le persone stesse, mi spiace anche chiamarli utenti, perché se andiamo sul budget di salute e mettiamo la persona al centro, noi amiamo dire che tu non incontri la malattia, ma incontri Ernesto, incontri Erasmo, incontri Francesco, e quindi metti sulla stessa bilancia le risorse della persona e casomai le fragilità, e con quelle elabori progetti di costruzione di cittadinanza reale. Quando è iniziato questo sistema l'abbiamo dovuto proteggere, perché un po' andava a cozzare con tutta una serie di sistemi di potere e anche contro delle resistenze di carattere culturale e anche di una mancanza normativa che c'è ancora in Italia, anche se sappiamo che, ringraziando a Dio, dovrebbe essere al vaglio del Parlamento una legge nazionale sulla budget di salute. Quindi auspichiamo quanto prima che il Parlamento faccia in fretta, perché questa mancanza genera sempre qualcosa che non dà mai chiarezza a quello che facciamo fino in fondo, e anche alle regioni la difficoltà di avere un apparato legislativo nazionale di riferimento chiaro a cui fare appello. Ci ha portato nel corso del tempo a fare delle resistenze insieme ai familiari, insieme
e a tutti i nostri soci, perché diventano soci tutti della cooperativa e quindi diventano soci fruitori, diventano comproprietari dell'agire imprenditoriale in agricoltura sociale, le persone che ci vengono affidate, e insieme elaboriamo attraverso dei sistemi di assistenza domiciliare, perché di questo si tratta, il sistema di servizio domiciliare integrato, che prova in qualche modo a rimettere la persona al centro e ridargli quella dignità. Attraverso questa lotta, un minuto e concludo, abbiamo lavorato per, grazie, ci siamo ritrovati praticamente ad occupare la stazione di Aversa, a bloccare la linea Roma-Napoli, a metterci in sciopero della fame, a portare Marco Cavallo in giro per le strade della provincia di Caserta, nella città di Caserta sotto l'azienda sanitaria, fino a legarci sotto al consiglio regionale. E così, dopo tutto questo, in 10 anni, nel 2012, noi abbiamo avuto la legge regionale sui beni confiscati, una legge regionale che ha, diciamo, sancito la possibilità di questo lavoro e che ancora tutt'oggi versa però in questo stato di bisogno di un apparato normativo nazionale di riferimento per lo sviluppo. È un'opportunità per la cooperazione sociale, per creare innovazione, rimettere le persone al centro e non diventare dipendenti semplicemente degli enti pubblici per erogazione di servizio dall'alto, ma che partono dal basso, ed è un'opportunità per le aziende agricole per ritornare a quella funzione sociale che l'agricoltura ha in sé, perché si occupa della terra e dalla terra veniamo tutti noi. Grazie Simaco Perillo per questa esperienza così significativa e importante che ha condiviso con noi. Allora darei la parola di nuovo a Luca Fontana. Grazie, budget salute e anche flessibilità, quindi alla grande. Però, però scherzi a parte, qual è stata la domanda alla quale abbiamo voluto rispondere come cooperative sociali nel 2000? Perché poi questo è anche il tema di come la cooperazione sociale si pone rispetto al budget di salute. Ti offro ore operatori oppure ti offro un'opportunità di sviluppo del territorio, della comunità? Allora, queste sono due domande alle quali la cooperazione sociale tutta si deve porre costantemente, ogni mattina ci svegliamo. Poi passo a una scena attuale, il lockdown. Ci sono servizi che tutt'oggi sono chiusi, ci sono servizi che non hanno mai chiuso. Quali? Quelli del budget della salute mentale, non hanno mai chiuso. Chiaro, rispettando le norme, il primo mese è stato un disastro per tutti, abbiamo preso una musata incredibile, ma non abbiamo chiuso. Allora è evidente che noi stiamo nei territori, è uno strumento per rispondere al meglio ai bisogni delle persone, uno, perché poi noi abbiamo in cura questo, abbiamo in carico questo, lo strumento amministrativo burocratico ci mette nelle mani questa parte. E poi abbiamo sviluppato i territori, perché di questi mesi non solo noi ci siamo fatti cura delle persone, ma anche il vicino di casa che è stato nei mesi precedenti, negli anni precedenti, coinvolto in una coprogrammazione, coprogettazione, altre due paroline che non sono magiche, ma sono fondamentali nel nuovo assetto istituzionale e quindi anche nella riforma del terzo settore, e che devono essere totalmente applicate, perché poi un conto è nominarle, un conto è applicarle. Per cui il sistema di cura delle nostre comunità ha tenuto laddove c'erano i budget di salute. Allora noi come Consorzio Mosaico, che appunto da oltre 20 anni lavoriamo in questo campo della salute mentale con i budget di salute, abbiamo risposto dicendo sì, a noi ci interessa prenderci cura della comunità. Ed ecco che l'agricoltura sociale, l'agricoltura in primis, poi il sociale, però l'agricoltura per me è sociale perché sì, sono due elementi, è uno strumento fondamentale. Le aziende agricole che noi abbiamo iniziato fin da subito a gestire, le abbiamo coinvolte, abbiamo coinvolto l'agricoltore che già gestiva l'azienda agricola, e attraverso il budget di salute e quindi un budget economico abbiamo permesso delle realtà, abbiamo
permesso a queste realtà di riprendere forma, perché poi in agricoltura abbiamo assistito in questi anni a fallimenti di aziende agricole for profit. Almeno nella nostra regione moltissime aziende agricole sono fallite. Moltissime aziende agricole hanno preso delle strade di agricoltura intensiva. In questo momento, se io devo inserire una persona in progetto riabilitativo terapeutico in viticoltura, non lo farò mai. Perché? Perché ormai ci sono le macchine che lavorano. Quindi attenzione anche a che tipo di agricoltura vogliamo affrontare. E quindi qui è il modello che noi decidiamo di sostenere come agricoltura, un'agricoltura biologica, un'agricoltura fatta di altri termini economici e organizzativi. Certo, sempre di agricoltura parliamo, perché poi ci si deve chinare a terra per raccogliere, no, gli ortaggi, o bisogna allungarsi per raccogliere il frutto, ma sempre di questo parliamo. Allora, noi abbiamo deciso di investire, perché abbiamo investito, ma assieme, attenzione, assieme all'azienda sanitaria all'epoca, assieme. Cioè assieme abbiamo deciso che i fondi pubblici, perché parliamo di questo, li gestiamo assieme con il Dipartimento di Salute Mentale. È stato un momento assolutamente importante. Direi da parte del pubblico, che ha riconosciuto e ha investito, quindi non ha chiesto ore uomo, per intendersi, ma ha chiesto un investimento sul territorio. Beh, i frutti li abbiamo raccolti, le aziende agricole in questo momento ottengono interesse, perché hanno creato ponti di significato con le comunità. Come dicevo prima, se io non ci sono, c'è il vicino. Le persone non sono chiuse in quattro mura, ma abitano nelle loro case, dalla loro casa vanno in azienda agricola, dall'azienda agricola partecipano alla vita della comunità. Qual è la ricaduta? In termini economici non ho risparmiato, attenzione, perché l'investimento era il medesimo, ma io ho generato maggiore valore economico e sociale. Beh, per quegli strumenti per valutare questo, insomma, ci sono tutti gli impatti sociali. Grazie a lei. Proseguiamo intanto con l'esperienza del budget di salute in agricoltura sociale in Emilia-Romagna. Silvia Cunegondi, responsabile del settore disabilità e psichiatria adulti del consorzio Fantasia di Parma, che lavora a stretto contatto con la dottoressa Ceroni. Silvia, a lei la parola. Grazie. Sì, noi siamo in provincia di Parma, a Viazzano, Varano de Melegare, siamo 35 chilometri ecco, da Parma, e la nostra esperienza in agricoltura sociale è partita nel 2000 come molti altri colleghi che ho sentito negli interventi di questa mattina. È partita perché nasce una cooperativa che è Cooperativa Fantasia, dalla quale poi nascerà Consorzio Fantasia, che è un gruppo di cooperative. E nasce perché Cooperativa Fantasia vuole così rispondere alle esigenze del territorio e impegnarsi in progetti, insomma, di anche interventi di accoglienza di persone con fragilità e persone che potevano fare inserimenti lavorativi. Quindi nel 2002 viene preso in gestione il Frutteto, un frutteto che era uno dei più antichi della provincia di Parma, ora è un frutteto di 12 ettari, nel quale noi coltiviamo pesche, albicocche, susine, mele, pere, ciliegie, ed è diventato chiaramente un contesto che poi nel tempo chiaramente si è ingrandito, e a questo sono state anche aggiunte tutte le parti delle serre, delle coltivazioni e degli ortaggi. Questo, insomma, è un po' il nostro contesto. Da qui è nato anche un gruppo appartamento, dove ci sono persone che vengono in progetti con residenzialità e progetti anche in centro diurno, quindi dal mattino alla sera poi ritornano chiaramente a casa. Noi abbiamo visto quanto lavorare chiaramente all'aria aperta e lavorare in un contesto comunque protetto produce degli effetti positivi poi chiaramente sulle persone che vengono inserite. Abbiamo anche noi lavorato ovviamente molto con i servizi, con il territorio, quindi andando comunque, diciamo, a elaborare dei progetti individualizzati, quindi ogni persona che si inserisce nella nostra realtà di agricoltura sociale viene a un progetto individualizzato e tutto viene svolto in base alle sue capacità, alle sue potenzialità, ai suoi tempi e alla sua condizione psicopatologica. Io dico che un po' la nostra realtà, e lo dico in senso assolutamente positivo, come caratteristica positiva, è un po' un porto di mare, nel senso che abbiamo tante persone che gravitano attorno al consorzio, quindi attorno al settore dell'agricoltura sociale,
sociale, tanti dipendenti esperti in agricoltura sociale, agronomi che curano il settore, che sono stati tutti formati e resi capaci a lavorare con persone con difficoltà, quindi ad accogliere persone ovviamente che hanno bisogno di fare degli interventi di anche inserimento lavorativo. Quello che noi vogliamo applicare sono dei modelli in cui le persone vengono inserite per poter avviare dei processi di socializzazione, di integrazione sociale, di coesione sociale e di avvicinamento al percorso formativo, avvicinamento al mondo del lavoro. Importante perché in questi anni noi abbiamo visto che anche gli utenti, le persone più gravi, hanno tratto beneficio a lavorare in un contesto protetto e all'aria aperta. Studiamo dei percorsi individualizzati per ogni, diciamo, livello di gravità del percorso. Ci sono ragazzi che lavorano costantemente con l'equipe di operatori del consorzio e ragazzi che invece svolgono compiti specifici con magari il proprio educatore in un rapporto uno a uno. Abbiamo anche volutamente mantenuto nei pressi appunto del frutteto, così anche comunque dei campi in cui facciamo la coltivazione di ortaggi, il punto vendita, perché nel punto vendita anche le persone inserite all'interno appunto della nostra realtà possono chiaramente partecipare, e quindi anche questo è un bel contatto per loro con la realtà, con le persone che vanno ad acquistare chiaramente, diciamo, la frutta, è una possibilità per instaurare delle relazioni, ma per farsi conoscere anche dalla comunità e per far vedere anche le proprie abilità. E, a volte accompagnano anche le persone quando si va nei mercati, ecco, a vendere la frutta. Di prossima apertura quest'anno, già un pezzettino, ci sarà anche, diciamo, la produzione di chilometri a chilometro zero, proprio perché apriremo una mensa che è un nuovo modello sociale di mensa a 5 km di distanza. Sarà una mensa gestita sia da personale disabile ma anche da personale esperto, quindi ci saranno persone indicate dai servizi sanitari, sociosanitari, distrettuali, che parteciperanno con attività in cucina e attività in sala. Anche questo è un nuovo modello di coesione e di integrazione sociale, e lavorerà a stretto contatto con l'agricoltura sociale, perché verranno utilizzati i prodotti che deriveranno dalla nostra terra e soprattutto anche grazie all'impegno di tutti quelli che ci lavoreranno. In più, anche noi, ho sentito parlare di co-housing, dico l'ultima cosa, stiamo anche noi cercando comunque di sviluppare l'argomento co-housing, e apriremo 4 appartamenti in formula co-housing, sempre adiacenti alla mensa, proprio per cercare di incrementare le possibilità abitative e soprattutto anche di lavoro delle persone impiegate. Grazie. Grazie infinite per la sua esperienza. Diamo la parola ad Andrea Nicosia. L'esperienza parte all'interno di una comunità terapeutica, personalmente come pedagogista, che io sono pedagogista, quindi abbiamo fatto sull'agricoltura sociale, abbiamo basato molti interventi, e la cooperativa nasce nel 2004 con alcuni ragazzi che erano all'interno della comunità, che stavano, mi sentite? C'ho problemi di connessione. Sì. Sì, ok, dico. E quindi fanno parte della cooperativa. Insieme a loro abbiamo programmato il discorso sull'agricoltura sociale, di coltivare delle terre, di fare dei prodotti di qualità, e quindi abbiamo incominciato a fare l'agricoltura. I ragazzi sono soci della cooperativa, quindi insieme si è programmato un percorso lavorativo, ed è stato fondamentale. Anche noi aderiamo alla rete delle fattorie sociali Sicilia, e quindi facciamo anche il biologico, e anche noi intraprendiamo il corso dell'agricoltura. Ci siamo anche sperimentati all'interno della fattoria, abbiamo gestito, ora stiamo un po' cambiando perché abbiamo cambiato pure sede, un ristorante dove i ragazzi, c'era chi faceva il cameriere, chi era cuoco, chi fa l'aiutante pizzaiolo, e l'agricoltura è collegata al ristorante, perché noi facciamo tutto da chilometro zero, da ciò che viene coltivato e viene raccolto viene consumato all'interno del ristorante. È fondamentale perché là avveniva fino a l'interazione con le persone, con le persone che vengono a mangiare, quindi i vari colleghi, le scuole, i bambini. Quindi i ragazzi sono diventati loro protagonisti vero e proprio della cooperativa. La cooperativa, l'obiettivo è una cooperativa sociale agricola,
Quindi il lavoro viene svolto da tutti quanti, alcuni operatori, alcuni soci della cooperativa, i ragazzi che sono soci, portiamo avanti questa attività che credo che sia è fondamentale. Questo è avvenuto negli archi degli anni, poi piano piano abbiamo sviluppato anche gli orti, quindi facciamo sia che vendiamo il prodotto nel ristorante, facciamo anche le conserve, il sott'olio, i pomodori, le farine, abbiamo dei grani dove vengono, ce li facciamo confezionare e vengono venduti tramite online, vengono venduti tramite le varie fiere e quindi c'è un'integrazione vera e propria dei ragazzi, della cooperativa. È fondamentale, questo ha fatto sì che la cooperativa si è sviluppata con tutti i soci che più o meno hanno fatto i percorsi nelle varie comunità, quindi è diventata una risorsa anche per il territorio. Perché è fondamentale? Perché molti altri ragazzi che uscivano dalle città o che erano a casa o che sono a casa o che ci vengono inviati anche dai vari dipartimenti, si trovano all'interno della cooperativa ragazzi che più o meno hanno fatto un percorso che loro già che loro hanno fatto e quindi c'è un'esperienza vera e propria. Il Dipartimento di Catania nel 2015 hanno applicato dei progetti budget di salute su delle persone dimessi dall'OPG. Noi come cooperativa abbiamo aderito a questo budget insieme al Dipartimento di Catania, Dipartimento di Caltagirone, il dottore Barone, si sono fatti dei progetti su alcune persone. Abbiamo proposto dei progetti di inserimento lavorativo in agricoltura sociale e nel co-housing abitativo. Alcuni ragazzi hanno sposato, poi qualcuno si è ritirato perché non è riuscito ad andare avanti, però alcuna persona che ha portato avanti il progetto gli interessava, lo abbiamo condiviso insieme a lui, insieme al Dipartimento di Appartenenza di Catania, il Dipartimento di Caltagirone e i familiari, in questo caso la madre, perché la madre è il tutore di questa persona. Lui ha portato avanti, aveva dei vincoli giudiziari per la pregiudizio sociale, si è fatto un programma, abbiamo fatto un programma di 3 anni, l'obiettivo è entrato a fare parte della cooperativa. Lui è una persona che ha molta dinamica con l'agricoltura, con gli ortaggi, con la terra e quindi è stato pienamente inserito nelle attività della cooperativa. L'obiettivo è stato quello di fare degli step. Le devo chiedere piano piano di avviarsi alle conclusioni. Sì, sto concludendo, abbiamo fatto degli step. Le devo chiedere piano piano di... L'obiettivo era quello di farlo fuoriuscire. Mi sente? Sì, la sento. Mi sente? Mi sente? Ah, ok. Le devo chiedere di avviarsi alle conclusioni. Sì, sto cercando di arrivare alla conclusione. Comunque l'obiettivo è quello, era stato inizialmente 3 anni, 4 anni fa, di fare il percorso del co-housing. Abbiamo fatto l'inserimento lavorativo della cooperativa, dove lui ha una busta paga, ed era quello di comprare una casa nel territorio di Caltagirone e andarci a abitare. L'obiettivo iniziale è stato condiviso sempre col Dipartimento, con la UEP di Catania, con lui stesso, perché ogni 6 mesi facevamo delle relazioni dove andare alla magistratura, giustamente vincolo che era sotto controllo. In questi 2 anni lui ha comprato pure la casa a Caltagirone, abbiamo fatto degli step che lui andava a casa come gli altri operatori, abbiamo inserito sul territorio, l'obiettivo è stato che la casa lui lo ha comprato, tra un mese lui uscirà dal co-housing abitativo, andrà a abitare da solo, la cooperativa lo seguirà solamente 2 volte alla settimana, andrà qualche operatore per aiutarlo, per accompagnarlo in questa autonomia totale. E poi piano piano lui sta rimanendo parte attiva della cooperativa. È una cosa fondamentale che un paio di mesi fa, 3-4 mesi fa, è arrivato dalla magistratura. In questi anni, con tutte le relazioni, gli è stata tolta la pericolosità sociale perché i vari step che noi abbiamo fatto insieme a lui e condivisi hanno ritenuto opportuno togliere la pericolosità sociale. Quindi la persona sta acquisendo l'autonomia della propria vita. Io avvierei la fase di dibattito, visto anche che l'intervento di Hastings comunque ci dà uno spaccato su un'esperienza internazionale, per cui potremmo anche trattarlo successivamente. Michela, io se che ne pensi? Che ci sono diverse domande che sono pervenute. Ce n'è una in particolare
che chiede un esempio di come si costruisce l'integrazione delle misure dei piani sociali di zona con quelle di un programma di sviluppo rurale e quindi come si coniuga il pubblico e il privato. Non so chi dei relatori vuole dare una risposta. Quando sono iniziato, quindi diversi anni fa, non c'era la sensibilità di cogliere questi strumenti. Per cui io credo che questo elemento vada considerato come un elemento di criticità, cioè e quindi poi come di prospettiva. Se il budget di salute è uno strumento che viene fatto proprio dalle politiche, quindi deve essere anche considerato all'interno dei piani di zona. È evidente che nei piani di zona, come dicevo prima, forse è rappresentata maggiormente un modello diverso. E il modello diverso, che è quello che dicevo prima, quante ore mi dai per fare un servizio, non si aggancia proprio o si aggancia poco. Allora credo che si debba coinvolgere su un livello anche culturale. Il budget di salute è un livello culturale, richiede un livello culturale importante a mio avviso, quindi bisogna riprendere in mano questa vicenda. Per quanto riguarda l'influenza Giulia lo stiamo facendo, ma poi insomma necessita i suoi tempi. Sono d'accordo che è un percorso faticoso. In questo percorso faticoso forse possiamo dire questo, che esiste la possibilità di incontrarsi su progetti specifici, no? L'esperienza insomma delle schede, dicevo, regionali e locali ha fatto sì che dove si è fatto un buon lavoro anche con l'ente locale, il comune, e anche qui un ruolo importante le associazioni degli utenti e dei familiari hanno consentito di aprire, ecco, degli spaccati. Certo, andavano inseriti in progettualità elaborate insieme e che comprendono anche una programmazione economica che viene condivisa, ecco, che poi può incontrare anche la parte privata che si inserisce. Poi mi vengono in mente insomma anche tutte le normative che possono incrociare in questo senso, mi viene in mente la Dopo di Noi ad esempio, no? Dove anche il privato si inserisce. So che ci sono difficoltà a dare gambe a volte a questi percorsi, però queste sono anche le sfide che abbiamo da raccogliere. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire su questo tema? Esperienza quella nostra sul discorso economico, io posso portare l'esempio che abbiamo iniziato con il budget di salute dalle persone dimesse dall'OPG, che la regione siciliana aveva applicato. Mi sentite? Sì, 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 forte e chiaro. Che aveva applicato nel territorio qua di Catania. Inizialmente si era iniziato con un budget alla persona, anche a livello economico, hanno fatto un investimento di 40.000 euro da dividere, la persona da utilizzare nell'arco dell'anno. È iniziato con 40.000 euro. Il nostro percorso che abbiamo portato negli anni è stato quello di diminuire il budget, dai 40 è passato ai 20.000, perché i vari interventi sono stati suddivisi nel bisogno della persona, e dai 20.000 è stato portato l'ultimo che è stato fatto ai 15.000 euro. Quindi io ho portato l'esempio del budget di salute che abbiamo applicato nel territorio di Catania in questo step di qua. Quindi inizialmente, perché si parlava di residenza H24, come sappiamo in Sicilia, dalle varie CTA che ci sono, le comunità terapeutiche, un paziente psichiatrico ha un costo molto superiore, e quindi dalle 40 noi siamo andati a 20, e dai 15 ci sta permettendo di fare altri, questo è quell'intervento che facciamo sulla persona. Il prossimo anno pensiamo di molto diminuirlo molto di meno, perché la persona si autogestirà da solo. Questo è quello che abbiamo attuato qua nel nostro territorio come budget di salute, fatto 3 anni fa, iniziato su questa persona specifica. Quali sono i percorsi formativi attuati per i professionisti agricoli e quali le qualifiche ottenute da questi?
Sì, allora noi facciamo dei percorsi formativi percorsi formativi vuol dire come si pota le piante, come si gestiscono, diciamo, le piante, quindi il discorso della coltivazione e di saper gestire tramite la pianta. Quindi voglio dire, noi li abbiamo fatti, adesso dobbiamo cercare di farli, diciamo, riconoscere in modo tale che ci siano poi alla fine delle, siamo impegnati in questo percorso, in modo tale che poi alla fine ci siano proprio delle qualifiche. Adesso noi lo stiamo facendo internamente, nel nostro consorzio ci sono persone esperte che noi prendiamo, che lavorano già con noi e che trasferiscono le informazioni ai ragazzi. Per cui la possibilità che stiamo dando è imparare direttamente sul campo la gestione di un frutteto di 12 mesi all'anno, perché parliamo di un'attività che cerchiamo di fare delle attività che possano durare tutto l'anno, così come l'agricoltura, la coltivazione di ortaggi, in modo tale che i ragazzi acquisiscono delle conoscenze che poi si possono, diventano proprie, diventano loro e le possono poi portare anche in esperienze fatte in altri contesti analoghi, perché comunque nel nostro contesto l'agricoltura è molto, diciamo, è molto richiesta, quindi è un settore che comunque è molto attivo, ecco. Per cui adesso noi siamo proprio attivi nel cercare di trasferire loro le informazioni e di formarli, per cui abbiamo questo. Poi lavoreremo anche sul discorso delle qualifiche in modo tale che comunque alla fine siano proprio dei corsi, dico, certificati, che possano dare loro poi una qualifica vera e propria. Grazie. Vorrei rivolgere ai relatori la domanda di Federica Martignani: l'azienda agricola come fa a ricevere i fondi sul budget di salute? C'è una legge che legittima l'azienda a fare attività sociosanitarie? Se sono previste figure professionali oltre l'agricoltore, come per esempio lo psicologo, come vengono inseriti all'interno dell'organico aziendale? Credo sia una domanda per diciamo, gli operatori, per le realtà concrete di applicazione del budget in agricoltura sociale. Si costruiscono dei rapporti tra l'azienda agricola e le cooperative sociali e quindi sotto questo profilo ci si accorda su tutta una serie di attività da fare sia presso l'azienda agricola in termini di attività lavorativa, di inserimento, di formazione e anche sotto il profilo dell'accoglienza e vengono stabiliti dei costi. E quindi il budget che prevede l'intera fase, tutto dalle tre aree che prima, di cui prima parlavo, prevede anche la parte relativa all'inserimento lavorativo, alla formazione e al lavoro, per cui quella è la parte che viene poi dopo condivisa e accordata con l'azienda agricola. Noi siamo, essendo che siamo una cooperativa, l'azienda agricola siamo direttamente noi, quindi mi collego anche al discorso in che modo viene fatto il progetto, in che modo col dipartimento. La cooperativa siamo noi, la formazione dei ragazzi viene fatta anche all'interno della cooperativa agricola, che è quella nostra stessa. Noi facciamo anche dei corsi di formazione, dove molti ragazzi hanno acquisito degli attestati di potatore di alberi d'olivo, potatore di alberi di arancio, quindi già hanno dei titoli ben acquisiti, perché noi siamo seguiti anche da un agronomo. E è un'altra cosa fondamentale, noi che i vari titoli che i ragazzi possono acquisire, ne hanno acquisito qualcuno ha acquisito anche per la guida, per noi facciamo onoterapia con gli animali, con i bambini, quindi alcuni ragazzi che hanno fatto dei percorsi di onoterapia, loro sono direttamente che aiutano i bambini ad avvicinarsi all'animale. Questo vi dico in modo che i vari titoli, le varie qualifiche che i singoli ragazzi possono acquisire all'interno della cooperativa nostra. Poi con i vari dipartimenti, come vengono stabiliti anche il budget di salute, quali saranno le figure che debbono rientrare in quel tipo di intervento che noi dovremo fare con la singola persona. C'è un'altra domanda. Buongiorno, un bando 16-9 di agricoltura sociale aperto. Allora, la 16-9 è una misura dei programmi di sviluppo rurale. Abbiamo chiesto un business plan per la sostenibilità del progetto. Il budget di salute potrebbe essere un buon strumento, è troppo complicato? Dipende molto da se e come funziona la rete tra l'agricoltura, i servizi sociosanitari e le ASL, perché anche in relazione alla legge, nel 2015 è stata promulgata la legge nazionale sull'agricoltura sociale,
ormai tutte le regioni hanno una normativa in materia, l'importante però è che si crei la rete, perché altrimenti tutti questi brevi progetti restano sulla carta. Per cui è facile attivare il budget di salute in quella, nel caso specifico, non so la domanda da quale regione viene, se esistono i presupposti di rete per cui i servizi sociosanitari, le ASL, parlano con la parte agricola. E forse questo è un problema che in Italia ci portiamo sempre, delle compartimenti strani, no? In Sicilia abbiamo fatto questo progetto a 16.9, insieme alla rete delle fattorie sociali abbiamo fatto un progetto e lo stiamo applicando, dove abbiamo messo più di 10 aziende del territorio del Catanese, quindi abbiamo fatto, stiamo applicando questo discorso del budget di salute con su alcuni ragazzi. Quindi però abbiamo messo una decina di aziende, sia nella parte occidentale della Sicilia che la parte orientale, quindi sono fatti due progetti con la 16.9. Welcome with us, Jan. Thank you. I would like to give you a short explanation of the personal budget in the Netherlands. And my name is Jan Hassink. I'm a research at Wageningen Research, and I've been involved with social farming for the last 20 years. And in the Netherlands, we have quite a long history with this personal budgets. And it started around 2003, because at that time, we had a lot of pressure from the client movement, because until 2003, people with an indication would only get support from official, organizations with an accreditation for providing social services. So the national budget for social care was transferred directly to these formal organizations, and the clients or participants and their representatives want to have more, direct access to these budgets to increase their choice of care providers. So due to these pressures, it came from a first pilot in 2003 and extension in 2005. And we had a lot of changes in our legislations. And since 2015, this personal budget is also implemented in several laws. So now it's an official law. The motivations for us, starting this personal budget was for participants to get a better control of their own life and have more independence. They got more freedom in choice of their care provider. And many of them wanted to have a kind of care much more in society that could not be provided by professional care organizations. So that's why that was one of the motivations for them to look for alternatives and to, to press for this personal budget. So the big advantage for care farmers of this personal budget is that since this personal budget, participants can make a direct contract with a care farmer, and there are no special requirements, for instance, like education or accreditation of care organization. So it resulted in the start of many new care farms. Also, many were started by healthcare professionals, because this funding for the services became much more easy than before. Because before 2005, many farmers would not get access to these budgets unless they became kind of subcontractor, formal organization with accreditation in the healthcare sector. What's also an advantage is that a farmer has a direct relationship with the participant and the family. Of course, they also have, a contract, and there's no interference of, for instance, a municipality or another organization. And as I indicated, there is no need to meet specific quality requirements. This
figure shows the development in the number of care farms in our country. And you can see that since the start of the initiation of the personal budget around 2003, you see an enormous increase in the number of care farms. And you see two lines. The top line is the total number of care farms, and the lower line is the number of care farms that originated from a traditional agricultural farm. So the difference are initiatives that were initiated by people from the healthcare sector. And what you see, what is interesting, I think, is the personal budget not only increased the total number of care farms, but especially it offered opportunities for people from the healthcare sector to start their own care farm just by renting, for instance, a piece of land or a house in the countryside. And by making use of these personal budgets, it became possible to start their own business. At the same time, there are quite a lot of challenges. Because as a participant or a family, if you want to use this personal budget, there is a lot of administration. So only, but at least in our experience, that for many people it's too complicated and they don't choose to do, let's say, apply for such a personal budget. It's also a bit frustrated by municipalities and other authorities because they don't really like it, but I will explain it later. And it's also, let's say, if you have a personal budget, you have a direct contract with the care provider, but you're also responsible for this contract. So it means that if let's say the care provider gets ill or there are other problems, you as a participant or a family, you are also responsible for this contract. So it gives also a lot of responsibilities to the budget holder. At the same time, there is an increasing resistance among authorities to support this personal budget. This is due to several reasons, but I think the main two ones are that there has been serious examples of fraud, budgets that were, let's say, supplied to families that were not directly used for the care that should be provided, that were used for other activities like holidays. So to prevent this, there's a special regulation now that this budget is not transferred to the bank account of the family that has applied for this budget, but it is transferred to a special bank account, and a family with a personal budget can only have access to this budget when there is a bill from the care provider. So there is a direct link between the payment and the bills of the care providers. Another issue that is increasing opposed by at least the municipalities is because of these direct contracts, there is very limited quality control. So the municipalities that are mainly now in charge of the normal contracts in healthcare and social care, they are afraid that they have no means to check the quality of the care provider. And that's why they are not really in favor of these personal budgets. And at the moment, most care farms can have a direct contact with the municipality because care farms are quite well accepted in our country. So the municipalities, they, in their opinion, there is no need to have a personal budget anymore, because a care farmer can make a contact with the municipality as an alternative for the personal budget. So that's very shortly, let's say, the situation in our country and our experiences. And thank you for your attention. Il personal budget non è, dopo la sperimentazione che ha avuto e l'utilizzo che ha avuto, molto in auge,
perché si pone un problema di controllo, in quanto il rapporto contrattuale, diciamo, non è un rapporto che vede almeno tre attori, quindi la persona, l'utente, l'autorità sanitaria e l'attuatore, quindi non so, la cooperativa sociale. È un rapporto che lega direttamente l'utilizzatore e l'azienda, cioè praticamente l'azienda agricola e l'utilizzatore senza nessuna mediazione neanche da parte dei comuni, per cui c'è una polemica in corso sulla mancanza di interferenza positiva da parte soprattutto delle autorità locali municipali, e quindi addirittura hanno attuato questo meccanismo. Ci sono stati anche casi di frode per il quale i fondi del budget vengono erogati in un conto bancario dedicato e non direttamente all'utente. Thank you, Jan. I gave the speakers and the participants a very short brief on the lack of control in your system on this direct relationship linking the final user and the farm. So thanks very much, and I wish you will have other chances to exchange our experiences. Tornerei per qualche minuto alle domande. C'è un partecipante che chiede cosa ha previsto la rete per sollecitare e sensibilizzare le regioni e i gestori dei piani sociali di zona, quali programmi per il futuro. Immagino che quindi sia una domanda indirizzata alla rete rurale nazionale direttamente. Carmela, se sei ancora con noi, se ci senti, puoi rispondere tu, altrimenti lo faccio io direttamente. Allora, chiaramente un esempio di quello che la rete ha previsto è questo seminario, nel senso noi come istituto di ricerca che fa anche assistenza tecnica facciamo attività di sensibilizzazione, di animazione, di informazione e di diffusione di conoscenza su determinate tematiche. Noi non ci occupiamo direttamente di piani sociali di zona, chiaramente non è il nostro ambito, noi siamo l'ente di ricerca del Ministero dell'Agricoltura. Però una delle nostre funzioni è proprio quella di mettere in connessione settori differenti. Speriamo con l'iniziativa di stamattina di averlo fatto. Abbiamo indirizzato questo invito anche alle autorità, alle regioni per quanto riguarda la parte sanitaria del welfare. Abbiamo già organizzato in passato altre iniziative che hanno coinvolto, per esempio, una study visit in Irlanda, che ha coinvolto anche funzionari regionali di settore sanitario e sociale, e mi pare ci fosse anche presente una dipendente di una ASL. Quindi noi cerchiamo di creare ponti. Quali sono i nostri programmi per il futuro sul tema? Visto l'interesse suscitato dalla tematica del budget di salute, quello sicuramente il nostro impegno, il programma è quello di continuare a lavorare sul tema e quindi di costruire altre iniziative che possano agevolare il contatto tra questi mondi e che possano soprattutto permettere a chi opera in ambito di agricoltura sociale di acquisire da voi, in questo caso, sempre più competenze in questo senso. Vi ringraziamo veramente tanto per tutto l'impegno che è stato dietro a questa cosa, soprattutto, quindi oltre che per la presenza della mattina, per i giorni scorsi. Speriamo che ci siano altre occasioni e di nuovo grazie e buon proseguimento di giornata. Noi, per quanto ci riguarda, ci auguriamo che il budget, riprendendo un po' le parole del dottor Starace dell'intervento iniziale, passi dalla fase di sperimentazione, che ormai è abbastanza consolidata, a una fase di piena applicazione. E che l'agricoltura sociale in questo senso rappresenti un valido strumento, quindi non solo il budget opportunità per l'agricoltura sociale, ma anche l'agricoltura sociale al servizio della diffusione
del budget di salute. Ti ringrazio e vi auguro buona giornata, a nome anche di tutti i colleghi che hanno contribuito all'iniziativa. Grazie. Ciao. Salve a tutti. Grazie. Salve.